Terminus! Eccoci qua ragazzi, andiamo avanti. Ragazzi, spero che questa parte qua vi interessi, perché è veramente molto importante. Allora, vediamo qua cosa fare. Allora, qua sta prendendo fuoco a tutto. Aiuto, aiuto, veramente. What the fuck. Corri, no, qua non possiamo passare ragazzi. Qua non possiamo passare. Ma ci sono le scale. No, di qua, di qua, di qua. Corriamo, via. Ok ragazzi, siamo in una brutta situazione. Adesso dobbiamo muoverci. Se non ce la faccio. Ehi, ehi, non dire così, Amy, che è solo un graffio. Il dottore ti mette qualche punto e poi andiamo tutti a festeggiare. No, sul serio. Shh, ora non deve parlare. Risparmia le forze. L'ho visto fare in un film una volta. Davvero? E cosa è successo a quello del film? È morto. Cioè ragazzi, battuta del secolo, mentre ragazzi mi ha fatto morire da ridere sta roba. Parri. No, no, non dobbiamo fare incidenti. Non dobbiamo fare incidenti. E cosa peggiore, abbiamo la polizia. Ragazzi, dato che non ci saranno tagli, ci si vede tra poco. Eccoci qua ragazzi, arrivati con la polizia alle calcagne. Dai che ce la facciamo. Dai che ce la facciamo. Ok. Sei il Greco, il dottore? No, sono il Greco, il pittore, cazzo. Il mio amico sta morendo dissanguato. Grazie, dottore. Dio, dobbiamo un favore. Portatelo dentro. Ehi, ho i tuoi soldi. Per il lavoro, prendili. Devo anche aspettare. Ma grazie. Grazie di tutto. Ti rimetterei. Già, lo spero. Io rimango qui con lei. Ci vediamo più tardi. Va bene. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ragazzi, la prima volta nella mia vita che riesco a fare questa missione al primo tentativo, perché morivo, perché mi uccideva la polizia, o perché moriva il matto, perché andavo contro a tutte le auto possibili. Comunque, adesso ci si vede che andiamo alla nostra destinazione. Ok ragazzi, eccoci a destinazione, ma non so dove siamo in questo preciso momento. Ok, andiamo. Ah sì, siamo a casa nostra ragazzi, vediamo cosa dobbiamo fare. Vito, oh, come va? Vi ho portato i soldi per pagare i debiti di papà. Oh Vito, che bello. Volevo provare a vedere se potevamo pagare a rate. Un po' di soldi. Non ci avrebbe toccato a noi. Senti, ora non importa, prendili. Dove hai preso tutti quei soldi? Vito, non hai fatto niente di male, vero? Franny, non preoccuparti, va tutto bene. Grazie, Vito, grazie. È tutto ok. Senti, ora vado, è meglio che mamma non mi veda. Non voglio che mi faccia domande. Tranquillo, qualcosa inventerò. Va bene, dalle un bacio da parte mia, ok? Riguardati, Vito. Ragazzi, abbiamo anche fatto una cosa molto bella, perché comunque abbiamo dato dei soldi per chi non so, per chi ha guardato questa serie fin dall'inizio, abbiamo scaldato un vecchio debito che il nostro vecchio aveva fatto prima di andarsene. Quindi ragazzi, adesso vado all'obiettivo e ci si vede tra poco. Eccoci qua arrivati e andiamo a dormire. Salvataggio, capitolo 6 ragazzi, siamo già al capitolo 6, siamo già a metà della storia. Tempo speso bene. Little Italy, 26 febbraio 1900 qualcosa, non sono riuscito a leggere. Vediamo che cinematica c'è adesso. Carlo Falcone è... Vita Scaletta? Sì.
Che vuole? È in arresto per la distribuzione illegale di buoni federali di razionamento. Lei viene con noi. Uno dei benzinai era un informatore. Ah. Quello fece il mio nome e costrinsero mamma a dire dove mi trovavo. Ma non sapevano per chi lavoravo e io non gliel'avrei certo detto. Harry mi trovò un avvocato, offerto dal boss Clemente. Ero nella merda, ma almeno avevo un salvagente. E tutto sommato sarebbe andata molto peggio se i federali avessero saputo delle mie altre attività. Considerando che ha partecipato al furto di risorse nazionali, in un momento in cui il nostro paese ne ha più bisogno. Un atto la cui gravità a lei, signor Scaletta... Quel tizio era bravo, ma non poteva tirarmi fuori da quel casino. Era una causa persa dall'inizio. 3 mesi più tardi mi misero il verdetto. Vittorio Antonio Scaletta, per i suoi crimini contro il popolo di questa città e di questo grande paese, questa corte la condanna a 10 anni in un penitenziario federale. Prigione federale, ladri, assassini, pedofili, tutti qui. Il peggio del peggio. Va bene, tutti in linea, signori. Seguitemi in fila! E niente stronzate o peggio per voi. Ebbene, ragazzi, siamo veramente nella... Capito, no? Ragazzi, non occorre che vado avanti. Adesso dobbiamo fare questa parte veramente noiosa dove entriamo nelle cacce. Intanto guardiamoci attorno, vediamo questa gente veramente molto bella e ospitale. Ah, tu sarai mio amico, tu sei. Tu no, tu sei brutto. Ok. Normalmente è fatto bene, se guardate la qualità degli effetti sono fatti veramente molto bene. Mi dispiace, che problema non posso. Non parli la mia lingua? Vieni, ti insegno io. Allora, ti piace, schifoso bastardo? Ora alza quel culo e torna in fila. Per favore, no! Ehi, furbone, non farmelo ripetere. Torna in fila. Aglia. E cominciamo a essere trattati molto bene. Muoversi! Fermatevi lì e giratevi a destra. L'altra destra. Ascoltate bene, stronzi. Sono il capitano Terrence Stone e questa è la mia prigione. Siete qui perché non sapete comportarvi come normali esseri umani, là fuori. Non illudetevi. Adesso il vostro culo mi appartiene. E farete quello che dico, oppure ve ne pentirete! Rompetemi i coglioni e io romperò i vostri per tutto il giorno! Siete stati mandati per la riabilitazione e noi vi riabiliteremo! Ve l'assicuro! Ok, coglioni. Ora vi libereremo, giusto per darvi una bella ripulita. Ora mettetevi in fila e seguitemi. E ragazzi, questa qua è la vita nelle carceri. Almeno in quegli anni non so se adesso è migliorata. Comunque veramente fatto molto bene. E questo video qua sarà soltanto cinematica. Anche io? Ma se non ho neanche un capello. Chiudi il becco, cazzone. Caricamento.
Ok, andiamo. Ehi, testa di merda! Fai quello che ti si dice! Ok, ragazzi, adesso siamo qua ed entriamo nella nostra villa. La nostra villa, la nostra reggia, che sarà la nostra casa. Se non fai quello che ti per 10 anni. Ti buttiamo nel buco. Seguimi. Sì, ok, non è che adesso dovete offendere, cioè. Ho soltanto dato dei buoni della benzina, non è che ho stuprato metà città. Vabbè. Guardatevi qua intorno, che bel posto, proprio accogliente al 100%. Benvenuto a casa, tesoro. Entra. Ed eccoci qua. Ok. E andiamo a dormire, tanto che non si vede bene l'inquadratura. Ok, così. Quella sarebbe stata la mia casa per 10 anni. Una merda che puzzava di piscio. Avrei preferito evitare pallottole in Europa. Dopo 3 giorni. Vediamo cosa dopo succede. 3 giorni passati a fissare il muro, ricevetti un messaggio da Joe. Diceva di contattare un tizio di nome Leo Galante, che poteva darmi una mano. Non era un posto in cui sopravvivere da soli. Ebbene ragazzi, dopo questo ultimo, possiamo dire, cinematica, mi congedo da voi e vi chiedo di supportare questa serie. Dai, fammi mettere in pausa, muoviti. Ok ragazzi, detto questo vi chiedo di mettere i soliti 5 o 6 mi piace per vedere che vi piace questa serie, quindi un like, un commento, condividete questo video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, andate a vedere il mio precedente video per averne spoiler in più. Da poi è tutto, DJ Slash, a un prossimo video. Bella ragazzi.